Uè, ragazzi, e bentornati! Oggi vi insegnerò come farmare le gocce di pioggia. Ovviamente giocando, vabbè, che domande, Kino, ma quali sono i metodi migliori per poterle farmare? Tutti noi sappiamo che le gocce di pioggia ci serviranno all'infinito. Pensiamo sempre di averne abbastanza fino al momento che le esauriamo. Nel momento in cui le esauriamo, di solito ci iniziamo a domandare: ma perché non mettono missioni con le gocce? Perché non le mettono mai? Quando effettivamente le missioni con le gocce di pioggia come ricompensa ci sono ogni tanto, e adesso andrò a mostrarvi le ricompense e qual è il miglior modo efficiente per poterle farmare. Salendo nella zona alta di Montespago possiamo subito notare che abbiamo una categoria 4 che paga per 4 pura goccia. Quindi questo per oggi al momento è il miglior modo per poterle farmare. Il mio consiglio è di non spingerci troppo oltre con la potenza per fare le categorie 4, in quanto non tanto sono difficili ma richiedono tanti materiali da essere investiti e comunque tanta attenzione. La missione Affronta la tempesta di categoria 4 è quella che in assoluto ci paga la ricompensa maggiore rispetto a tutte le altre missioni. Io ne ho affrontate un paio per voi e adesso vi faccio vedere la sua ricompensa. Allora, abbiamo un bottino di livello 5 con 181 di oro e 256 gocce di pioggia, più tutte le ricompense che ovviamente ci dà la missione, altro oro, pie superstiti, 24 fulmini in bottiglia, un altro bottino di livello 5, 256 piogge, ricordiamo l'oro, tante risorse. Questo è lo screen di mio amico, nella stessa missione lui ne ha ottenute 310. Culo! Poi abbiamo questa evacua al rifugio a 94, anch'essa per 4 pura goccia di pioggia, io l'ho già affrontata per voi, adesso vi farò vedere le ricompense. Evacua al rifugio è sicuramente molto meno dispendiosa per quanto riguarda i materiali, e anche la difesa in genere è molto più semplice rispetto a una tempesta di categoria 4, perché la categoria 4 è molto dispersiva, vanno fatto parecchi tunnel, poi magari cambia la tempesta, attaccano gli altri atlanti, magari certe volte sono in aria, ci va bene, molte volte ce li attaccano, insomma è molto particolare la categoria 4, mentre evacua rifugio, quella missione, abbiamo il nostro rifugio coi piedi per terra e comunque è sempre stabile. Oltre che il livello della missione è comunque più basso della categoria 4, però la ricompensa è molto inferiore, infatti vediamo la regia. Se le missioni di Montespago sono troppo elevate, possiamo anche valutare di cercare la stessa missione o a Vallarguta o a Tavolaccia. Comunque, come vedete qua a Vallarguta in questo momento è possibile affrontare un cavalca al fulmine per 4 pura goccia anche qui, e andiamo a vedere anche questa quanto ci paga. Stop giving up. Lo stesso discorso ovviamente si applica anche per i fulmini in bottiglia o per qualsiasi stravantaggio epico, leggendario, raro che ci serva. Dunque raga, io vi ringrazio di aver guardato questo video. Fatemi sapere nei commenti se vi è tornato utile il video. Ho visto tantissima gente che mi chiedeva in questi giorni come farmavo le mie gocce di pioggia, come farmavo in genere le mie risorse. Beh, questo è il metodo principale. In genere basta spammare le missioni 4 per qualsiasi risorsa che ci riserva. Questo video era incentrato sulle gocce di pioggia perché appunto oggi le ricompense erano molto allettanti sulle gocce di pioggia e ho voluto mostrarvene. Io come al solito spero che questo video vi abbia intrattenuto al meglio. Scusate se il video dura poco, volevo solo farvi vedere com'è semplice farmare appunto le gocce, ma così anche fulmini in bottiglia. Io vi ricordo solo di lasciare un bel like al video e farmi sapere nei commenti cosa ne pensate. Noi sappiate che ci vediamo domani. Bella bella!